Benvenuti, vi prego di prendere posto. La prima cosa è veramente un ringraziamento stratosferico a René Claes. E oggi è un'occasione particolare perché l'invito a René è stato legato anche al 25° anniversario della scuola di psicoterapia della Coirac. Una presentazione di René è abbastanza difficile, ardua. Cosa dire se non il fatto che tutto il pensiero europeo sui gruppi e direi forse anche fuori dall'Europa si è confrontato con il suo lavoro, che è stato sempre un lavoro di riferimento importante, molto profondo, molto acuto e molto esteso. René ha lavorato tutta la vita alla estensione del lavoro analitico non solo nei contesti gruppali classici, ma anche e soprattutto per quello che mi riguarda in particolare, nel senso che è un mio interesse, alle istituzioni. E di questo lo vogliamo ringraziare anche in questa giornata particolare come associazione Coirac, che come voi sapete è l'associazione che riunisce in Italia la maggior parte delle società che si occupano di gruppi analitici e che sta alla base della scuola stessa di psicoterapia analitica di gruppo. La scuola ho voluto testimoniare e fare ricordare anche a René questa giornata con una piccola targa che recita: al professor Caes per averci guidato con rigore scientifico e passione verso l'estensione della psicoterapia. Noi abbiamo tante persone intervenute, sono il preside attuale della scuola, che è Tonino Aprea, che è seduto tra di voi, l'ex preside Silvana Cohen, che è seduta anche lei qui, accanto a Franco Di Maria, che tutti conoscete, professore emerito di questa università. E ci sono anche altri colleghi che hanno voluto testimoniare con la loro presenza, che non sono di Palermo, con la loro presenza questo evento: Ugo Corino, Alessandra Arona, dunque vediamo chi vedo direttamente, Giovanna Cantarella che non vedo, poi c'è anche Franco Manno, Valentina, Patrizia, Piera. Le nomino tutti, ma giusto per molti altri colleghi della scuola. Bene, iniziamo allora subito con Gabriele Profita, mi sono dimenticato. Vabbè, ma quello non è... Vabbè, non è importanza, lui tanto non vale niente. Io non valgo niente. E che poi li ho chiamati anche perché quasi certamente verranno per porre delle domande e per colloquiare per quanto possibile con René Caes. Buongiorno, sono molto colpito per l'invito di Giuseppe a parlare con voi e colpito di essere nell'università accogliendo le iniziative di innovazione e associazioni. Anche ringrazio e auguri all'Accademia e alla Coirac. Sono colpito per le parole molto gentili e eccessive di
Giuseppe contro me, e aveva parlato in italiano, un poco zoppicante, ma in francese da anche. Allora, cominciamo con due interrogativi che definiscono la pertinenza e la portata di quello che vorrei esporre in questa conferenza. Il primo è questo: che legittimità possiede il discorso psicoanalitico derivato della cura per parlare del malessere della cultura ipermoderna, o, secondo la formulazione di Freud, del disagio nella civiltà? A questa prima domanda d'ordine epistemologico se ne aggiunge un'altra, d'ordine metodologico e clinico. Dopo Freud, la pratica e la teoria della psicoanalisi sono cambiate, e con esse la concezione della psiche che organizza l'interpretazione del disagio nella civiltà. Alcuni nuovi dispositivi di cura nel lavoro psicoanalitico sono stati messi a punto e hanno dato prova della loro pertinenza. Essi hanno aperto alla conoscenza clinica del processo e della formazione della vita psichica inaccessibile altrimenti, prendendo spunto da ciò che abbiamo scoperto e pensato, siamo parzialmente usciti dalla speculazione per mettersi alla prova della clinica della configurazione dei legami, come dicono i colleghi argentini. Di questo, quindi, vado a parlare, poiché è sulla base di ciò che ho imparato a conoscere che io interrogo il malessere contemporaneo. A più di 80 anni del disagio nella civiltà, la linea di pensiero che mi ha guidato è che ognuno dei nostri dispositivi lascia una parte di resti da conoscere. Sono questi resti che stimolano a ricorrere creativamente alla speculazione, poi all'invenzione di nuovi dispositivi, di nuovi metodi per aprire l'accesso a questi nuovi spazi. È tra questi due problemi che inserisco le mie proposte. Che cosa può e non può la psicoanalisi? Cominciamo da ciò che essa non più è precisiamo ciò che vuol dire ciò che non può. La domanda rimanda a quella del limite del suo campo di pratica e dunque al metodo che le si associa. Rinvia anche al tema delle sue estensioni e alle conseguenze di queste estensioni. Include infine quella delle sue differenze e delle sue frontiere con le altre discipline. Sappiamo che questi limiti sono estensibili e che senza l'estensione dei loro campi di applicazione né la psicoanalisi neonatale né quella infantile degli adolescenti, degli psicotici e degli stati limite avrebbero potuto essere inventati. Perché queste estensioni si potessero produrre è stato necessario modificare il dispositivo della cura tipo concepita con il trattamento dei nevrotici adulti. Il setting interno dell'analista e i modelli di intelligibilità dello spazio psichico del singolo soggetto hanno dovuto loro stessi trasformarsi.
è stato necessario revisionare e riformulare i modelli teorici che sono allora apparsi come provvisori e relativi alle condizioni di possibilità della pratica psicoanalitica. Queste estensioni si sono inscritte all'interno del primo atto fondatore della psicoanalisi, quello che Freud ha inizialmente aperto alla conoscenza del spazio della realtà inconscia intrapsichica. Il secondo atto dell'invenzione della psicoanalisi è apparso con la messa in opera di dispositivi che hanno reso possibile un lavoro psicoanalitico con più soggetti riuniti, con uno o più psicoanalisti, seguendo la regola fondamentale. Con questo secondo atto, a partire dai dispositivi psicoanalitici applicati ai gruppi, alle famiglie e alle coppie, sono apparsi ulteriori spazi di realtà psichica inconsciente. Mentre la cura individuale fa lavorare lo spazio psichico di un solo soggetto nel campo transfer-contra-transfer, il gruppo mette al lavoro tre spazi psichici. Lo spazio intrapsichico del soggetto nel gruppo, lo spazio dei legami interpsichici e lo spazio transpsichico del gruppo stesso. Questi tre spazi non sono né incastrati né sovrapposti, ma in articolazione, in correlazione, in interferenze gli uni con gli altri. Questa fu la mia prima scoperta quando cominciai il mio lavoro psicoanalitico con il gruppo. Ciascuno di questi tre spazi è strutturato attraverso una legge di composizione, ognuno comporta dei processi e delle formazioni psichiche specifiche che non esistono in queste configurazioni e che sono di conseguenza inaccessibili al di fuori dei dispositivi psicoanalitici che li rendono manifesti. E nel gioco che si svolge tra questi tre spazi che si formano e si trasformano, i processi e le informazioni proprie a ciascuno di loro. Quando consideriamo ciascuno di questi spazi isolamente, constatiamo che definiscono un'area di conoscenza dell'inconscio, ma anche ciò che ho chiamato un resto di conoscere. È per questo che inventiamo delle estensioni che riducono questi resti e che aprono a nuove possibilità di trattamento. Ma questo resto si sposta e persiste. Lo stesso succede quando noi ci interessiamo a ciò che Freud ha chiamato le sofferenze psichiche, che hanno un'origine sociale, culturale e, aggiungiamo noi, politica ed economica. La psicoanalisi non ha ancora inventato un accesso soddisfacente a queste fonti attraverso un metodo appropriato. Il suo approccio si costruisce in tre modi. Uno obliquo e quello della speculazione. Questa ha per lungo tempo caratterizzato la psicoanalisi detta applicata, ma questa strada
nonostante sia stata feconda, corre il rischio di andare alla deriva verso ciò che il sociologo francese Robert Castel ha giustamente chiamato lo psicoanalismo. Ciò è una visione del mondo nel senso che Freud dava a questa nozione, ciò è una ideologia. L'altra strada è quella che apre al confronto con le altre scienze umane, secondo il principio complementarista enunciato da Georges Devereux ed espresso da François Bolodel, un storico francese famoso, che scrive: tutte le discipline delle scienze umane sono a lavoro volta ausiliarie l'una dell'altra. Se la psicoanalisi continua a accettare questo dialogo, essa non resta più richiusa nella solitudine autosufficiente nella quale essa avrebbe la tendenza a mantenersi. Esiste poi una terza strada che, come le due precedenti, è marcata dell'incompletezza. Bisogna non soltanto ammettere che ogni dispositivo della psicoanalisi possiede una competenza specifica, ma anche che l'insieme dei nostri dispositivi conosciuti e sperimentati non è sufficiente a conoscere tutto il campo della realtà. Oggi la psicoanalisi non può limitarsi alla sola realtà psichica del singolo soggetto. Non può più neppure costituirsi come una visione del mondo di cui avrebbe la chiave, una sorta di scienza delle scienze che si costituirebbe a partire unicamente dalla esperienza dello spazio della realtà psichica del singolo soggetto. Confrontata al malessere nella nostra cultura eterotrita e al trattamento delle sofferenze psichiche che ne deriva, la psicoanalisi deve mettere in opera tutte le risorse della conoscenza, dell'inconscio di cui dispone, all'interno di tutti i dispositivi dove l'inconscio si manifesta e produce i suoi effetti. Ciò che può oggi la psicoanalisi è trattare certe forme di malessere contemporaneo e renderne conto a condizione di esplorare i rapporti che intercorrono fra lo spazio psichico del soggetto, lo spazio dei legami intersoggettivi e lo spazio psichico proprio delle configurazioni psichiche dei gruppi, delle famiglie e delle istituzioni, delle coppie. Ho consacrato una gran parte delle mie ricerche a questa esplorazione. Devo riconoscere che questa esplorazione comporta delle difficili domande. Essa obbliga a definire di cosa si occupa la psicanalisi oggi, a interrogare la sua competenza e la sua legittimità nel dire qualche cosa di specifico sul malessere contemporaneo. Scopriamo che la crisi del mondo moderno mette anche in crisi la psicoanalisi. Le stesse difficoltà incontrano le scienze umane nella ricerca di modelli adeguati per pensare la mutazione e le metamorfosi dei nostri tempi, dei nostri spazi, dei nostri legami, della nostra cultura e della nostra mentalità. Sappiamo di sapere poco su queste mutazioni. Ma dobbiamo arrischiare delle analisi nuove, fabbricare degli strumenti mentali, proporre dei modelli
intelligibilità per pensare di nuovo e provvisoriamente questo rapporto con lo sconosciuto che i psicoanalisti hanno scelto come il loro modo d'essere al mondo. Questi nuovi orientamenti della psicoanalisi corrispondono a un momento ben preciso nella storia dell'Occidente. Il lavoro psicoanalitico con i gruppi è cominciato tra le due guerre e si è sviluppato negli anni 1950-1960. Il suo terreno di coltura sono state le grandi trasformazioni sociali, politiche, economiche e culturali che hanno preoccupato Freud e che hanno ispirato il suo messaggio sul disagio nella civiltà. Ma mentre Freud non disponeva per la sua analisi che di osservazione della cura e di informazione che prendeva le sue letture, la sua intelligenza gli ha permesso di prolungare attraverso la via della speculazione ciò che l'esperienza della psicoanalisi non poteva insegnargli direttamente. Il lavoro di Freud ha aperto alcune vie per pensare con la psicoanalisi il rapporto tra psichica e mondo contemporaneo. In almeno tre occasioni egli ha sottolineato tale necessità. Nel 1908, nel suo articolo sulla genesi della morale sessuale civile e il nervosismo moderno, poi nel 1918 al congresso di Budapest e nel 1929 con il disagio nella civiltà. Bisognerebbe interrogarsi sulla comprensione di Freud nel momento in cui analizzava questo malessere. In quale contesto e da quale punto di vista lo considerava? Con quali strumenti concettuali e con quali modelli lo pensava? Non ho il tempo oggi di affrontare questi problemi, li ho esposti nel mio libro sul il malessere. Ma non possiamo fermarci a quello che Freud ha scritto su queste problematiche. È ragionevole pensare che dopo il 1929 la civiltà umana si sia considerevolmente trasformata e altre organizzazioni della mente umana sono state esplorate e che di conseguenza altri modelli di funzionamento psichico siano ormai necessari. Quando Freud scriveva il disagio, la seconda guerra mondiale non era ancora allo stato d'embrione nella sua incubatrice infernale. Né la Shoah, né Hiroshima e Nagasaki, né le stragi e le genocidi dell'ultimo quarto del secolo scorso erano stati perpetrati, e neppure il totalitarismo sovietico, maoista e cambogiano si erano sinistramente installati. Nella globalizzazione aveva deregolato l'economia, il mondo del lavoro e i flussi migratori. Il terrorismo planetario non aveva ancora fomente il 11 settembre 2001, né il 11 marzo 2003 a Madrid, e la globalizzazione dei suoi atti assassini. Ma anche Internet non esisteva e le miriadi di connessioni immediate e di informazioni di ogni tipo e nemmeno la preoccupazione ecologica per la sopravvivenza della pianeta e dunque con questa anche quella pesante del futuro dell'umanità.
siamo ormai dentro questo malessere. Se le condizioni per la globalizzazione sono differenti nei diversi spazi geopolitici della pianeta, possiamo fare l'ipotesi che i loro effetti psichici siano legati ad alcune costanti antropologiche, le cui espressioni non sono identiche in Cina, in India, in America Latina, in Africa, in Europa, in Medio Oriente, in Arabia, per esempio. Soltanto un'antropologia psicoanalitica comparata potrebbe illuminarci su processi e formazioni psichiche analoghi ma non identici. Ho formulato alcune ipotesi per qualificare il malessere nella cultura del nostro tempo. Le riassumo. I notevoli cambiamenti sopravvenuti in tre decenni, appena nei legami intergenerazionali, nelle relazioni tra i sessi e soprattutto nel status della donna, le metamorfosi delle strutture familiari, le mutazioni inedite nei rapporti di lavoro e nella sua organizzazione, le metamorfosi dei legami sociali, nelle strutture dell'autorità e del potere, lo scontro violente con questa terza differenza che provoca la mescolanza delle culture, tutte queste dimensioni mettono in questione i processi di strutturazione degli spazi psichici e le fondamenta del sentimento di identità, di appartenenza e di riferimento. Il mondo moderno e più ancora il mondo ipermoderno ci confrontano con un insieme di sconvolgimenti acuti che colpiscono la base narcisistica del nostro essere, nella misura in cui il contratto intersoggettivo ed intergenerazionale è sconvolto o addirittura distrutto. Quel contratto che ci assicura, attraverso il vivenzimento collettivo e gruppale del nostro posto in un insieme, e che ci obbliga a investire a nostra volta la collettività e il gruppo per assicurarne la conservazione. Di conseguenza, le credenze e i miti che assicurano la base narcistica della nostra appartenenza a un insieme sociale sono anch'essi sconvolti. Lo stesso accade per i grandi racconti che fornivano le matrici del senso comune condiviso di fronte agli enigmi della vita e dell'universo. Mi riferisco in questa parte al pensiero di Pierre Aulnay sul contratto narcisistico. Nella società ipermoderna il legame è a dir poco in crisi. Tanto il legame degli individui con i diversi componenti della vita sociale e culturale, quanto il legame fra gli individui. Dico individui e non soggetti in questo passaggio. E non soggetti poiché ciò che è precisamente in difficoltà è il processo di soggettivazione. Dopo Norbert Elias, i sociologi hanno proposto la nozione di società degli individui per qualificare l'emergenza storica dell'individuo nella società di massa, ma questa nozione segnala al tempo stesso l'illusione individualista, il rischio della riduzione dell'individuo a un atomo sociale, definito da una funzione univoca e parziale di produttore, di consumatore o di agente di servizio. La nozione complessa vorrei parlare di processo e di formazione collettive senza soggetto. La nozione complessa di processo senza soggetto descrive bene questa situazione. Negli anni 30 del secolo scorso, al momento dove la dittatura si installa in Europa,
Martin Heidegger riprende, al seguito di Hegel e Marx, il concetto di processo senza soggetto. Si qualificava così l'era delle masse, illustrata all'epoca dai film di Fritz Lang, Metropolis, M. il mostro di Dusseldorf. Filosofi, sociologi, storici, psicoanalisti hanno descritto con linguaggi particolari questo fenomeno generale. Questo fenomeno generale è il sapere e la volontà umana non sembrano più avere presa e controllo sui processi al quali sono sottomessi e che essi stesso contribuiscono ad attivare. I processi che li governano sembrano obbedire a delle causalità o totalmente fortuite o totalmente determinate, in tutti i casi inaccessibili al controllo responsabile. Il pensiero post heideggeriano si esprimerà nella filosofia della disseminazione del soggetto, con Derrida, per esempio, e nelle tesi secondo le quali i processi che organizzano la storia e la società non hanno più una finalità ed è del tutto vano cercarvi un senso. Ogni costruzione comune legata a una volontà intenzionale sarebbe soltanto un'illusione. I processi senza soggetto non dispendono dell'azione della singola persona, ma sono il risultato delle azioni di tutti. In questo senso sono anonimi, inclusi, nascosti e agiti nel gruppo o nel sistema assoggettivo del collettivo. Questi filosofi rendono conto di una dimensione fondamentale della vita sociale. Quando essa si impadronisce nell'intero spazio psichico, quando anche abolisce, aliena o isola il soggetto, la contrappone alla comunità, sottomettendolo al suo ordine e suscitando come reazione l'ideologia individualista della società dell'individuo. Processo senza soggetto e società dell'individuo sono in qualche modo complici nella configurazione contraddittoria, non prive di conseguenze sulla strutturazione della vita psichica, in particolare sull'attività di simbolizzazione e di soggettivazione, sul pensiero che lavora per donare un senso alla complessità. Questa attività simbolizzatrice è essenziale. Essa sola permette di elaborare la dispersione, l'eterogeneità e lo squarto tra l'esperienza del mondo interno e quella del mondo ambientale, la tensione tra processo senza soggetto, intersoggettività e soggettivazione. E proprio su questa tensione tra i processi senza soggetto verso il quale vanno alla deriva i gruppi e le istituzioni, come pure sull'autorealizzazione del soggetto e sul processo di intersoggettivazione dell'io, che il lavoro psicoanalitico apre un spazio specifico. La tensione critica o addirittura catastrofica tra questi tre poli è ciò che costituisce una parte dominante del malessere della cultura del nostro tempo. Molte caratteristiche delle nostre società ipermoderne sono implicate nel caos identitario e nei difetti di sembolizzazione che specificano il malessere contemporaneo nel ricordo civile. Primo,
la cultura del controllo. Essa è reattiva al disordine del mondo. Ha per obiettivo l'integrazione perfetta di tutti gli elementi nella società di una unità immaginaria, in modo tale che tutto ciò che potrebbe sfuggire al suo controllo sia recuperato, regolato o distrutto. Questo tipo di cultura produce una violenza regolata, quando funziona è una violenza incrollata, incontrollata, quando si disgrega. Uno degli effetti della violenza sociale incrollata è il terrorismo, è la anomia. O essa distrugge tutte le leggi estranee al suo ordine proprio, oppure nessuna legge può imporsi a nessuno, tutte sono arbitrarie. Quando la violenza è controllata, essa si applica a tutte le tecnostrutture. L'una e l'altra mettono in pericolo il garantì meta della simbolizzazione. Garantì meta vuol dire lo che contiene envelope, contiene informazione del livello inferiore, logicamente inferiore, come per esempio il gruppo in posizione meta a proposito dell'individuo, del soggetto. E anche l'istituzione in posizione metà secondo la cultura dell'illimitato e dei limiti estremi. Essa caratterizza la finità della nostra cultura con l'onnipotenza, ma anche con il traumatico e l'esperienza catastrofica. Essa è allo stesso tempo una cultura del pericolo, ma anche nell'impresa trascendente, superare il limite e dovrarsi di lavoro, di successo e di droga sono diventati una condotta la cui radice comune è l'erotizzazione della morte. Essa ha per fondamento il rifiuto della castrazione simbolica e il trionfo del godimento senza limiti al servizio di un ideale feticizzato. Terzo, la cultura dell'urgenza. Noi viviamo nell'urgenza perché l'orizzonte temporale si è ridotto a causa delle altre componenti della cultura dell'ipercontrollo, dell'indifferenziazione, dell'onnipotenza e dell'affascinazione per l'estremo. La cultura dell'urgenza e dell'immediatezza hanno trasformato la temporalità nel mondo postmoderno. Il rapporto con il tempo privilegia l'incontro sincronico, il qui e ora. Il tempo corto prevale sul tempo lungo, come lo zapping e il nomadismo sulla continuità. Il legame è mantenuto nell'attuale, sfugge all'istoria poiché la certezza che l'avvenire è indecidibile è la sola certezza. Questa cultura si manifesta nel rapporto che noi intratteniamo con i progetti, particolarmente gli adolescenti. Un progetto suppone l'iscrizione di un'azione concertata, nella quale è incluso il rischio di un'incertezza, un tempo a venire. Un progetto può immaginarsi solo se possiamo non rifiutare il presente e pensare attivamente in rapporto con il passato. Molti dei nostri progetti non sono dei progetti, ma degli scenari di uscita dal marasma, nell'immaginario. La difficoltà di concepire e realizzare un progetto contribuisce alla disorganizzazione del pensiero che
del pensiero che suscita la cultura dell'urgenza e della catastrofe. Esiste anche un rapporto con la defaillance, la caduta, il fallimento del contratto narcisico, che permette precisamente di scrivere i bambini e gli adolescenti e la continuità di un gruppo con un progetto sul soggetto della parte del gruppo familiare o sociale. Quanto? Un'cultura della malinconia. Mi riferisco al lavoro di Olivier Duville. Essa caratterizza il fondo di lutto interminabile e inelaborato delle catastrofi del secolo scorso, anche questo. Un lutto planetario, la morte di Dio e dell'uomo, i genocidi, la fine della storia, fine tra virgolette. La postmodernità ha accentuato gli aspetti persecutori e maniacali di questa perdita dei garanti metafisici, metasociali e metapsichici. È qui che si nutre la melanconizzazione del legame individuato da Olivier Duville. Contro il disincanto melancolico del mondo della modernità, la postmodernità coltiva a sua volta il catastrofismo, le promesse maniacali e i sogni di padronanza e controllo. 5. L'assenza del garante. E infine ciò che io ho chiamato l'assenza del garante. Una delle manifestazioni, se non una delle cause del malessere ordinario, è la progressiva cancellazione del soggetto, l'assenza del garante che risponda ai nostri interrogativi su ciò che siamo e diveniamo, la scomparsa del garante umano alle domande che noi formuliamo agli apparati amministrativi, la conseguenza dei grandi traumatismi che hanno squarciato la storia umana, distrutto la fiducia nell'umanità e hanno rimpiazzato i legami sociali intersoggettivi con delle macchine, delle autonomi e delle automi. E la paura, l'insicurezza, l'angoscia muta e la violenza. I sogni non riparano più i microtraumi della vita quotidiana e le fizioni della media non fanno che addormentarli. Viviamo nell'impensabile e nell'impensato di queste esperienze che sono sepolte dal diniego, insulata della scissione, ricoperte da risate meccaniche e danze maniacali al bordo dei vulcani e delle centrali nucleari. Sono la precarietà e le disperazioni create dagli esili, dai movimenti migratori, dall'esclusione, dalla disoccupazione, dalle sradicamenti e l'incertezza non sono sicuro se l'incertezza sul presente, la diffidenza nei confronti delle transizioni che non hanno generato avvenire e al contrario l'esaltazione ottusa dei fondamentalismi, l'estrema e fragile dipendenza dagli oggetti tecnici, dalle urgenze, dai legami effemeri, eccetera. Ciascuno compilarne la lista. Queste fosce
caratteristiche della postmodernità malinconica e dell'ipermodernità maniacale, sono gli effetti dei mutamenti strutturali che hanno influenzato il campo sociale e culturale. Hanno modificato l'organizzazione e il funzionamento del spazio intrapsichico e i suoi rapporti con gli altri spazi della realtà psichica. Seconda parte, vorrei parlare del livello della livello meta dell'analisi. Per analizzare la complessità del malessere nel mondo moderno e dei suoi rapporti con la sofferenza psichica del nostro tempo, ho introdotto il livello meta dell'analisi. È a questo livello di setting e di garanti meta, soprattutto delle articolazioni del setting e di meta-setting, che può apparire la complessità del problema, come anche i principi efficaci del trattamento del malessere. Il gruppo appare subito come un'organizzazione meta in rapporto allo spazio intrapsichico del singolo soggetto. L'idea centrale è che il malessere contemporaneo è il risultato di una destabilizzazione dei meta-setting sociali. Essi stessi garanti dei meta-setting psichici necessari, fondatori della vita intrapsichica di ogni singolo soggetto. Questa fragilizzazione dei garanti meta induce la sofferenza psichica e il funzionamento dei gruppi, delle famiglie e delle istituzioni. Vorrei partire qualche cosa del concetto introdotto dal sociologo Alain Touraine nel 1965. Lui parla del concetto di garantie metasociali. Con questo termine si designano le grandi strutture dei setting e di regolazione della vita sociale e culturale, miti, ideologie, credenze e religioni, autorità e gerarchia. La loro funzione è di garantire una sufficiente stabilità di formazione sociale attraverso ciò di dotarle di una legittimità incontestabile. Per fare un esempio, in Francia, sotto l'Ancien Régime, la figura del re incarnava e unifica l'insieme di questi garanti metasociali. Per effetto della Rivoluzione francese, questi garanti si sono segmentati in più elementi: il nazionalismo, il capitalismo, la rivoluzione sociale e l'esportazione della rivoluzione. Gli ideali democratici e liberali del XIX secolo hanno contribuito a strutturare i grandi blocchi ideologici del XX. Quando questi garanti metasociali si trasformano sotto l'effetto dell'industrializzazione, dell'urbanizzazione, dei conflitti sociali e dei movimenti migratori introdotti da queste mutazioni, per effetto dello spirito dei tempi e della distruttività delle guerre mondiali, le società sono confrontate a nuove gravi instabilità. Le grandi ideologie e le religioni del progresso non strutturano più le certezze, i sistemi di rappresentazione, i valori e gli orientamenti dell'azione collettiva. In queste condizioni, le leggi e le proibizioni che regolano i rapporti sociali e interpersonali diventano sfumati, contraddittori, paradossali e inefficaci. Sono svalutati. Un dato decisivo della modernità è stato il crollo delle credenze e dei grandi racconti che sostenevano orientamenti identificatori
abbastanza comune. Numerose espressioni mentali della postmodernità producono così dei significati paradossali, in seno ai quali coesistono i contrari, oppure rivendicano l'assenza di riferimenti privilegiati, come un postmoderni nell'estetica. Nuove congiunture storiche ridefiniscono allora il disagio della civiltà e correlativamente la strutturazione e i disturbi della vita psichica. Questa è minacciata dall'instabilità delle sue fondamenta, dalle fratture dei contenitori, di solito silenziosi, che strutturano come il setting e sostengono i processi del suo sviluppo. Col venire meno dei garanti metasociali, viviamo la trasformazione critica delle grandi matrici di simbolizzazione che sono la cultura, la creazione artistica, gli orientamenti di senso, in breve tutte le conquiste della sublimazione e che Freud ha chiamato nel 1929 il lavoro culturale, di Kulturarbeit. Questi sconvolgimenti mettono fortemente in causa l'identità dei gruppi e delle comunità, ma anche i processi di socializzazione degli individui. Insieme cause e effetti, la violenza sociale e individuale, l'esclusione, la condotta devianti, la marginalità sono l'espressione manifesta della crisi nei garanti metasociali e di conseguenza dei progetti sufficientemente condivisibili per costituire il vettore di una dinamica sociale creatrice di nuovi processi di socializzazione. La società postmoderna vivono questi cedimenti e questi fallimenti come generatori di incertezza negli orientamenti identitari di appartenenza, nei distintivi simbolici, nella funzione e nell'affidabilità delle istituzioni, dei sistemi meta-interpretativi. Questi orientamenti, questi sistemi sono ormai molteplici e eterogenei, più o meno mescolati, appartamento o sordamente conflittuali. Non segnalo necessariamente e automaticamente che la società ha assorbito le differenze. Vorrei dire qualche parola sui garanti metapsichici. L'ipotesi con la quale lavoro i cedimenti, le disorganizzazioni e le ricomposizioni dei garanti metasociali, della vita sociale, colpiscono in primo luogo i garanti metapsichici della vita psichica. Chiamo così le formazioni e i processi dell'ambiente psichico sul quale si appoggia e si struttura la psiche di ognuno. Questi garanti sono costituiti essenzialmente dai divieti fondamentali e dai contratti dissociativi che contengono i principi organizzatori del psichismo. E si formano così il setting e il sottofondo di questo. La mia proposta non è quindi di opporre il sociale al psichico, e neppure di trattarli separatamente, bensì di tentare di articolarli. Il lavoro psicoanalitico con i gruppi, le famiglie, le istituzioni ci insegna che la vita psichica è il diventare io
soggetto, non possono svilupparsi altrimenti che sulla base delle esigenze del lavoro psichico che viene imposto alla psiche dalla sua iscrizione nei legami intersoggettivi primari e nei legami sociali. Questa iscrizione si effettua attraverso un insieme di contratti, di patti e di alleanze, con natura e oggettivi diversi. Il difetto, il collasso o la disorganizzazione di questi contratti, patti e alleanze mettono in crisi quello che ho chiamato i garanti metapsichici. Si possono descrivere questi garanti metapsichici da diversi punti di vista. Le alleanze inconsce, i patti e i contratti esercitano questa funzione meta per ogni singola psiche e per tutti i soggetti dell'insieme, funzionando come di metaset. Tra queste alleanze, alcune sono strutturali. Al contratto narcisistico, già evocato a partire dal lavoro di Pierre Aulagnier, bisogna aggiungere il contratto di rinuncia alla realizzazione diretta dei motti funzionali, il contro con la funzione paterna e quello tra fratelli, descritti da Freud, totem e tabù, malessere e nascita, il patto di rinuncia reciproca alla realizzazione, diretta di moti funzionali, instaura la non immediatezza, la deviazione imposta all'opera dell'autorità che emana dalla rinuncia e la funzione dell'autorità è di promuovere il pensiero al posto del corpo al corpo. Questi patti e contratti riposano su divieti fondamentali, implicano una co-rimozione e perciò contengono i principi organizzatori del psichismo. Sono confondatori dell'inconscio. I divieti fondamentali sono implicati nella formazione dell'identificazione e dei processi di simbolizzazione, nell'accesso alla parola e al pensiero, nella trasmissione dei saperi e degli ideali, nella costituzione di un'alterità interna e esterna. Le funzioni metapsichiche di queste alleanze strutturanti diventano riconoscibili quando sono in crisi o hanno fallito. Si crea allora una causa maggiore di malessere. Viene attaccata la capacità di essere. Non si tratta solo di malessere. La repressione delle pulsioni non basta. Il lavoro della cultura è una conquista sulle pulsioni distruttive e sul narcisismo, diceva Freud. Ogni volta che il narcisismo gravemente minacciato, queste conquiste sono messe in pericolo. Tuttavia, nella repressione, nei divieti fondamentali, nel lavoro della cultura, riescono a mettersi al servizio del progetto. Del progetto civilizzatore, secondo l'espressione di Freud. Se le alleanze non sono sufficientemente stabilite. Così, il venir meno del contratto narcisistico e le sue rotture espongono i soggetti e i gruppi all'esperienza dolorosa di tradimento, di trasmissione dispersa e al sentirsi deseredato. Mi è sembrato utile pensare ai problemi dell'esilio, del nomadismo, dell'eranza, del spostamento, come sintomo di una dislocazione del contratto narcisistico. Dislocazione
va intesa con perdita del luogo psichico, quello della localizzazione culturale, della quale parlava Winnicott nel 1967. Viveva vedeva una un'estensione della nozione dei fenomeni, degli oggetti e degli spazi tradizionali. Scrive, utilizzando la parola cultura, penso alla tradizione che si è eredita, penso a qualche cosa è la sorte comune dell'umanità, al quale possono contribuire gli individui e i gruppi, e dalla quale ciascuno di noi potrà ottenere qualche cosa, se abbiamo un posto dove mettere quello che troviamo. Penso che sia possibile caratterizzare il malessere contemporaneo con la difficoltà di costituire questo luogo dove mettere ciò che troviamo. Altre alleanze sono difensive, come il patto del negativo, o alcune comportano una deriva patologica, il patto del diniego, in comune il contratto perverso. Tutte queste alleanze preesistono al nuovo nato e si allacciano o si riallacciano con tutti i contemporanei. Lo spazio psichico comune condiviso dai membri di una famiglia, di un coppia o di un gruppo o di un'istituzione contiene delle formazioni metapsichiche di questo tipo. Queste formazioni sono sensibili alla struttura profonda della vita sociale e culturale. Tutte queste alleanze sono decisive nella formazione dei legami intersubiettivi sufficientemente strutturali e stabili, condizione necessaria alla costruzione di quello che Pierre Aulnay ha chiamato lo spazio dove l'io può avvenire. Oggi il nostro compito è quello di reperire la loro incidenza sulle forme di soggettività che esse generano. E anche quello di pensare a ciò che il gruppo può o non può, quando è strutturato come dispositivo appropriato per il lavoro psicanalitico. È su questo argomento che vorrei terminare. Allora, quello che può o che non può il dispositivo di lavoro psicoanalitico di gruppo di fronte al malessere. L'ho annunciato fin dall'introduzione. I dispositivi di lavoro psicoanalitico in situazioni di gruppo aprono nuove prospettive all'analisi e alla cura delle sofferenze psichiche d'origine sociale. Permettono di prendere in considerazione la pluralità degli spazi, la molteplicità degli spazi psichici, il disordine delle funzioni di setting e di garantire certe organizzazioni metapsichiche e metasociali, lo sviluppo di processo senza soggetto, gli effetti dell'assenza del garante. I dispositivi di gruppo mostrano che la psiche individuale, tra virgolette, è inquadrata dai garanti metapsichico della vita psichica. Tanto più il gruppo è un luogo privilegiato di emergenza dell'arcaico e nel stesso tempo il luogo di simbolizzazione della dissutilità e del lavoro della cultura. Poiché il gruppo è interfaccia tra lo spazio interno e lo spazio sociale e culturale, il lavoro psicoanalitico di gruppo ci consente di confrontarsi col fatto che noi tutti siamo depositari di eredità collettive non pensate, quelle della violenza distruttiva, delle guerre, dei traumatismi cataclismatici, dei denieghi di massa. L'esperienza del gruppo ha importanti e segrete affinità con la grande varietà di esperienze traumatiche interiori. È qui che il gruppo ci confronta
è l'incontrollabile, con l'indecifrabile, con tutto ciò che è privo di senso, di pressa, di controllo. Ma sappiamo anche che il gruppo di lavoro di lavoro di gruppo è l'occasione per accedere a questo non pensato, per cominciare l'elaborazione e per fare l'esperienza che noi siamo anche depositari di eredità collettive pensate, di eredità intergenerazionale pensate e generatrice di pensieri. Ciò che è al lavoro della psiche di ogni soggetto nei gruppi condotti secondo il metodo della psicoanalisi sono i rimaneggiamenti identificatori, le funzioni di contenitore e contenuto, le alienze inconsci, la capacità di pensare i processi senza soggetto e di ristabilire la soggettivazione nell'intersoggettività, il lavoro dell'intercorso discorsivo. È difficile anche in italiano, interdiscorsività, è uno scioglilingua, interdiscorsività. Interdiscorsività significa l'attenzione della maniera come la cadena associativa di ciascuno del gruppo si inserisce in un discorso di gruppo che fabbrica il gruppo, l'uno di ciascuno è quello del gruppo portando significato diverse e bisogna ascoltare interdiscorsività, lo che si trama, si inventa attraverso la cadena associativa. La psicoanalisi che organizzava le visioni di Freud a proposito del disagio nella società è cambiata, come è cambiata la cultura stessa. La nostra concezione endogena della psiche non può più disconoscere le condizioni culturali insieme intersoggettive della vita psichica. Al di là dei rapporti della cultura del mondo moderno con la malattia psichica del nostro tempo, la questione riguarda lo sconvolgimento della nostra stessa concezione della psiche, sulla sua genesi, dei suoi limiti e del suo funzionamento. E questo, ovviamente, si impegna in una critica dell'epistemologia psicoanalitica. L'epistemologia psicoanalitica è fondata solamente sulla cura. Se pensiamo che sono altri spazi, altro metodo di approccio dell'inconscio, allora bisogna riformulare la metapsicologia e l'epistemologia della psicologia. Passiamo con questo riferimento a una concezione che rimane centrato sul soggetto, ha una concezione centrata sulla molteplicità dei mondi, come Kepler l'ha invitato. Il lavoro in questo sconvolgimento possiamo sperare in un avvenire per la psicoanalisi a condizione che le rischia di superare il proprio malessere.